metti anche tu la veste bianca, sembra proprio questa la romanza di Urania, insomma, è quella che le ha portato più fortuna. Allora si torna alla veste bianca in questa fichetta, vedete, una bella banda arancione su. Però l'anno scorso si decide di rilanciare il giallo Mondadori togliendogli il formato Tascari e prendendo questo formato qui. L'esperimento ha successo, le vendite aumentano, si fa la stessa cosa all'inizio di quest'anno con Segretissimo alla Collana di Spianato e finalmente anche con Urania. Io con Cronache Marziane, cioè voglio dire, quella traduzione rimane l'unica, ma con Cronache Marziane io ho dovuto fare un lavoro che tra l'altro a me piace anche, perché rimettere in italiano scorrevole e contemporaneo, quella che ormai è una prosa un po' superata, ma anche un po' legnosa, a me piace soprattutto proprio cambiare la costruzione, se la costruzione non è più che scorrevole adesso, eccetera. Poi a quella revisione ha avuto una fortuna notevole che mi ha fruttato la revisione di tutti i titoli di Narnia di C.S. Lewis, che erano stati tradotti pure quelli un po' di tempo fa. Mi fate notare una cosa al gentile pubblico, come questi due attempati signori, dico con grande affetto, si siano accapigliati su queste questioni, è quello che si chiama fandom, la cui radice è fanatic. No, era per collegarmi al discorso iniziale, cioè la fantascienza alla fine è qualcosa che è simile a letteratura, ma è anche qualcosa di più diverso dalla letteratura, cioè è anche una forma di aggregazione con persone che vivono la finzione narrativa ben al di là della mera fruizione del testo, del libro.